che ci partecipo sono la bellezza di 25 anni, da quando avevo bambini piccoli, perché mi sento fortunata che non ho bisogno di queste cose, ci sono tante amiche mie che invece ne hanno bisogno e quindi ci credo molto. Sono passati 40 anni dal primo mercatino dei ragazzi del Calcit, comitato autonomo lotta contro i tumori di Arezzo, da quando Franco Palazzini ideò quasi per caso questo evento. 40 anni festeggiati con una torta alla crema tagliata nella piazzetta dei Bastioni davanti alle autorità e al popolo del Calcit, ma soprattutto festeggiati con i milioni di euro, circa 15, donati alla sanità pubblica e raccolti a forza di vendite da pochi spiccioli. Ho iniziato quando la mia figlia faceva le elementari e ho continuato poi dopo. A dare manforte ai ragazzi e ai loro genitori per raccogliere fondi ci sono da sempre anche loro, macellai, panificatori, cinghialai che non si sono persi un'edizione e all'ora di pranzo raccolgono i buoni frutti del loro impegno. Poco importa se questa edizione del mercatino non strapperà il record di incassi, l'importante è che ormai da 40 anni a questa parte il comitato faccia parte della storia di questa comunità, disposta a frugarsi in tasca per migliorare le cure e la prevenzione per i malati oncologici. Quello che è importante è vedere appunto una giornata come questa, bella, con tanta gente, e poi alla fine della sera ovviamente saremo comunque soddisfatti qualunque sarà l'incasso. Diciamo che Arezzo, se non ci fosse stato questo aiuto dei cittadini, avrebbe avuto qualcosa in meno nella sanità. Ora tanto è vero che l'incasso di oggi andrà a finanziare un progetto importante per la senologia che ci vedrà impegnati nei prossimi 2 anni per circa 500.000 euro per avere un secondo mammografo con tomosintesi, un secondo ecografo e un'altra implementazione per la radioterapia. Perciò anche perché vogliamo che il nostro ospedale e il centro di senologia siano allineati ai migliori centri italiani. La bandierina e il cappellino giallo sono pronti per altri 40 anni di storia e Arezzo si ritiene stretti, cosciente di questa grande realtà più unica che rara. L'unica cosa che noi comuni mortali si può fare per fare beneficenza.